Non abbiamo stilato un calendario fortunato, diciamo, mettiamolo così. Allora, oggi è il terzo incontro, il quarto sarà il 3 maggio, che mi dicono che ci sono gli invalsi, sono le prove invalsi. Questo crea problemi a essere qui pomeriggio? No. Deve osservare. Poi la, vabbè, quindi lasciamolo così. E poi l'ultima, in cui invece ci sarà e ci dovrebbe essere quest'anno, ci terrei ci fosse la presentazione delle cose che avete fatto, che avete provato, doveva essere appunto quella del 3, a questo punto la data disponibile sarebbe il 24 maggio. Maggio. Sarebbe l'ultima, quella in cui praticamente io raccolgo prima le vostre candidature e poi fa una specie di presentazione di cose fatte. Ovviamente poi dipende da quanti siamo a presentare, ma insomma più siamo meglio è, poi ci si organizza rispetto ai tempi. È sempre un mercoledì, sì. Ci avevano dato due possibilità, ci avevano dato 17 e 24 maggio, 17 era un po' troppo vicino al 3 secondo me, quindi insomma ha più senso avere un po' più di tempo. Ok, quindi ha giudicato questo. Allora, l'incontro di oggi comincia, insomma c'è un po' di, devo dire un po' di cose, comincia con il commento di quello che mi è stato inviato un bel po' di roba, e la cosa interessante è che si vede come diciamo il far argomentare, il far chiedere perché eccetera eccetera dia un sacco di spunti, dia un sacco di spunti. Ovviamente sarò abbastanza sintetico perché insomma se no ci si potrebbe stare su ogni cosa che mi avete inviato un incontro intero, ma vi voglio far vedere un po' di roba. E tra l'altro l'altra cosa interessante, che i problemi, mi sembra che nei commenti 3 o 4, i problemi che sono stati scelti sono stati provati sia alla primaria che alla media, quindi sono proprio problemi in qualche modo in continuità. Uno di quelli più provati è stato quello del quadrato, e questo vi ricordo che era quello che era successo nel campione nazionale. Nel campione nazionale quello che risaltava era che veniva fuori praticamente il 70% di risposte sbagliate, ma la cosa interessante è che praticamente tutti i distrattori erano quasi equidistribuiti, insomma non esattamente equidistribuiti, ma è uno dei pochi casi, credo io, che ho visto di così buona distribuzione sui distrattori, come se appunto non ci fosse un distrattore principe e comunque è evidente che ci sono state delle grosse difficoltà. Avevamo visto un po' di strategie possibili. Qui la prima persona che me l'ha mandato mi ha descritto questa cosa, il fatto che hanno risposto bene 7 su 20, quindi un pochino di più se volete della media nazionale, ma non ci interessa tanto questo. La cosa interessante è che di questi 7, 4 hanno immaginato il quadrato grande senza disegnarlo. No? Anche questo secondo me è abbastanza interessante, perché in questo caso qui, si era discussa anche l'altra volta, ho la sensazione che il disegno potesse essere fuorviante, poteva essere proprio l'ostacolo grosso, e quindi il fatto che loro comunque abbiano agito aritmeticamente, quindi dice se il lato aumenta di 4 l'area diventa 36, faccio la differenza con quest'area qui 20 e danno la risposta. Quindi questa mi aveva colpito, cioè, era una cosa che mi è stata scritta, quindi insomma comunque no, aveva colpito anche l'insegnante che me l'ha mandata. E invece hanno sbagliato 13 su 20, e la cosa carina è che succede quello che ci aspettavamo, che buona parte, metà di quelli che sbagliano aumentano il lato di 4, perché lo aumentano da tutte e due le parti. Quindi diciamo in qualche modo, e ritorneremo su questa cosa qui, perché al di là di questo problema è una difficoltà piuttosto tipica,
e a volte anche una strategia per noi, per i matematici. La mia impressione è che dal punto di vista grafico, il grafico a volte, cioè secondo me anche quando si tratta di manipolare formule, poi quando sono più grandi, ma dal punto di vista grafico c'è una certa ricerca della simmetria. E allora la ricerca di simmetria in questo caso qui vuol dire che quel quadrato è dentro l'altro quadrato che costruisco. Allora vedrete dopo che in alcuni protocolli alcuni bambini aumentano di 2, aumentando di 1 da una parte e di 1 dall'altra, mentre altri aumentano di 2 come ci aspetteremmo noi, aumento di 2 da una parte, aumento di 2 dall'altra, e quel quadrato lì però non viene nel mezzo, viene in un angolo. E allora questo aspetto qui della simmetria secondo me c'entra tanto in questo aumentarlo di 4, l'aumento di 2 da tutte le parti. E la cosa carina è che però si accorgono che non c'è la risposta giusta. E allora anche qui la mia impressione è che senza i distrattori molti di più avrebbero fatto così, cioè che in questo caso i distrattori fungono da controllo. Io faccio 4, 4, 4, viene 8, 8 per 8, 64, meno 16 non c'è. Allora vedete, una bambina dice non c'è la risposta giusta, si è dato 36 perché era quella più vicina. Allora questo fatto qui di disegnare, cioè di chiedere l'argomentazione, anche in questo caso qui è fondamentale per noi, sia per il ricercatore ma anche per l'insegnante, perché io vedo la risposta 36 e dico ha calcolato l'area senza fare la differenza, invece no, questa ha fatto la differenza, ha segnato 36, quindi il problema era del disegno, nel fatto che ha aumentato di 4, non che non ha fatto la differenza. Invece anche l'altro giorno quando si faceva l'altro mese quando si faceva l'analisi a priori, noi descrivevamo il 36 come non ha capito che doveva fare la differenza, ha disegnato il quadrato bene e ha fatto 6x6, no, in realtà vedete che qui hanno disegnato il quadrato grande e poi hanno detto è quella più vicina alla risposta che volevo dare. E invece vedete, una luna ha disegnato correttamente, quindi due risposte uguali completamente diverse dal punto di vista del percorso e dal punto di vista delle eventuali difficoltà. Una luna ha disegnato correttamente le figure come quadrati concentrici, ma ha calcolato l'area del nuovo quadrato e non la differenza. Quindi il 36 che viene da due casi diversi. Qui qualcuno mi ha mandato direttamente i protocolli, quindi ve li faccio vedere direttamente dal PDF. Vedete, questo è uno dei due. Questo a me piace tantissimo, perché non so se è la stessa, bisogna chiedere a chi me l'ha mandato, forse se lo sa, ma credo che insomma è un protocollo unico. La mia sensazione è che prima abbia fatto il verde, però il verde rompe quella simmetria che vi dicevo e quindi l'ha spostato e ha fatto il rosso. Dal punto di vista della differenza di area è la stessa, quindi qui anche farci una bella discussione su se è cambiato qualche cosa oppure no, è solo l'esigenza di vederlo simmetrico, di non vederlo lì nell'angolo, perché poi dal punto di vista della estensione ovviamente è interessante che questa tensione qui appare nella stessa persona, che prima, se volete, la mia sensazione, questa ovviamente è un'interpretazione, prima esegue gli ordini, fra virgolette, del testo e poi li riadatta al suo bisogno di simmetria. Credo di averlo mandato io, sì, un altro, se ricordo bene. Sì, la bimba aveva fatto esattamente facendo i quadrati rossi, poi però... l'ha fatto il contrario, vedi? È interessante. Lei ha prima disegnato i quadrati rossi. L'ha fatto il contrario, vedi? E poi dopo ha detto, però ti voglio far vedere bene qual è il quadrato nuovo, te ne disegno un altro. Ecco, voleva lei in questo modo essere... Vedi, è interessante, qui sarebbe interessante capire, cioè la mia curiosità è capire perché per lei è in qualche modo più evidente il fatto di fartelo vedere verde. Allora qui ci possono essere due possibilità: o lei pensa che effettivamente quello verde sia più evidente, o lei pensa che quello verde sia più rispondente alle richieste e quindi quello che vuole l'insegnante. Cioè io ho fatto il mio e lo faccio concentrico, però le richieste mi dicevano di allungare di 2 uno e di 2 quell'altro, allora ti faccio vedere che ho capito cosa mi chiedeva. Sarebbe interessante
capire perché lei vede il verde come restituzione migliore per l'insegnante. Ecco. Perché era il nuovo quadrato che si era formato. Appunto, secondo quello che gli veniva chiesto. Appunto, sì, sì. Scuola media? No, quinta. Questa quinta. Qui vedete c'era questo che era quello diciamo con 2 e 2 e poi mi sembra che sempre qui ecco c'era quello concentrico con quadratini concentrici. Allora vedete che qui anche questo ha fatto la stessa cosa, non si vede molto bene ma ha fatto esattamente la stessa cosa, ha fatto quello non so quale prima e quale dopo, concentrico e poi quell'altro. Allora questo aspetto qui secondo me è interessante da investigare, come mai, come viene letto, diciamo il quadrato fatto così ha bisogno di una rielaborazione rispetto al testo, perché io devo capire che allungando da una parte di uno, allungando da una parte di uno, sto allungando di due il lato, e non è così automatico come allungare di due il lato. Allora se lo faccio così vuol dire che sento un'esigenza di un qualche tipo per farlo così, perché insomma c'è un passaggio in più, non è immediato, no, per noi adulti è immediato ma non è così immediato, e quindi sarebbe interessante investigare il perché e chi fa una cosa e chi fa l'altra, cosa comporta questa scelta e perché viene fatta questa scelta. Vabbè, e qui un'altra un'altra consegna sempre dello stesso tipo, vedete che più o meno le percentuali sono quelle del campione nazionale. Qui la cosa interessante è la che tanta gente non risponde, su questo non ho idea di se la persona che me l'ha mandato lo sa, me lo può dire, però sì, ok. No, non hanno motivato. Ah, quindi hanno risposto ma non hanno motivato. Ok. Qualcuno calcola l'area di partenza, qualcuno non calcola la differenza, qualcuno non ricorda la forma dell'area del quadro e lo scrive, non ricorda la forma dell'area? No, parlandoci, chiedendo la motivazione a voce. E qui, vedete, anche questo sarebbe interessante, perché è quello che, che era venuto fuori anche prima, di allungare da tutte e due le parti. Anche questo allungare da tutte e due le parti, la mia sensazione è che sia molto legata a questo aspetto di simmetria, io non lo so, è una sensazione, andrebbe investigata, ma il fatto di fare in modo che risulti una cosa simmetrica. Poi c'è chi mi ha mandato una griglia di osservazione e valutazione, e allora vi faccio vedere anche la griglia, poi ne parleremo, diciamo, è quella a cui vogliamo arrivare, quindi insomma ne parleremo, però potete così valutare se una griglia di valutazione del genere a voi convince, se fareste in maniera diversa, eccetera, eccetera. Quindi è stata fatta questa griglia in stile direi rally, no? Che ci sono quattro fasce, quindi quattro punti o cinque a questo punto fasce in questo caso. Quattro punti se la risposta completa con disegno delle due figure, disegnate separatamente oppure quella richiesta partendo da quella data, con spiegazione chiara. Spiegazione chiara vuol dire o conteggio di quadretti o espressione corretta dell'unità di misura. Punti 3, risposta completa, senza disegno e senza conteggio dei quadrati, oppure con unità di misura non corretta, o disegno di entrambe le figure ed indicazione delle loro aree e calcolo della differenza senza spiegazione del procedimento eseguito. Punti 2, nessun disegno e senza spiegazione del procedimento, ma solo indicazione dell'area delle due figure. Punto 1, disegno delle due figure senza esplicitazione della differenza dell'area tra le due figure senza alcuna spiegazione, oppure calcolo corretto del primo quadrato, ma disegno il dato del secondo quadrato. E punto 0, incomprensione del problema. Questa è la griglia di osservazione e valutazione. Tenetela presente perché poi ci può servire per quando svilupperemo una griglia, proveremo a sviluppare delle griglie nostre. Faccio presente che rispetto ai primi protocolli che abbiamo visto, proprio il primissimo che abbiamo visto, ad esempio, tanti di quelli che avevano risposto bene immaginandosi il quadrato non rientrerebbero nel punteggio più alto, quindi diciamo è una scelta ovviamente, no? Però è una scelta forte, quindi insomma in qualche modo devo capire perché ritengo il fatto che loro facciano il disegno e non lo immaginino come un aspetto fondamentale. Vabbè, poi ognuno diciamo la
si discute di questo, si discuterà, ma non voglio discutere tanto di questa griglia, però è interessante perché è un primo esempio di griglia, no? Un primo esempio di griglia. Se ci pensate bene, diciamo, il testo è abbastanza, da questo punto di vista qui, è abbastanza ambiguo, perché ti chiede di fare un'operazione, aumenta la lunghezza del lato, però non ti esplicita il fatto di disegnarla, però ti sembra che ti stia dicendo di fare un'azione, aumenta la lunghezza del lato, però insomma è ambiguo. Se ti avessi detto disegna, la consegna sarebbe stata meno ambigua, eh? Sì, però hai visto che invece in realtà non è vero, in realtà non è vero. Che lo capiscano non è vero, perché insomma da tanti protocolli non viene fuori. No, aspettate, ma questo è quello riformulato, scusate, appunto, questo è quello riformulato. Qui c'è la disegna, qui c'è la disegna, immagina, c'è scritto immagina, qui c'è scritto immagina, su quello originale mi sono sbagliato, vi volevo dire una cosa, mi sono sbagliato. Qui è immagina, quello originale, quindi è esplicitamente detto che si può immaginare, e invece è stato riformulato, anche questo è interessante perché sono le cose che stiamo discutendo qui, quindi è stato riformulato in questo modo proprio per, in qualche modo, se volete, dare una indicazione operativa, no? Aumenta la lunghezza del lato di 2. Ed è stato interessante, cioè molto interessante, non so chi me l'ha mandato, però è molto interessante perché è stata fatta la riformulazione con un'analisi a priori, dicendo immagina può mettere difficoltà, invece gli dico espressamente aumenta. Ma la cosa carina è che è stato provato, non ho capito bene se è stato provato nella stessa classe o in due classi diverse, mi sembra nella stessa, però a quel punto vorrei capire con che... Non lo so. La cosa interessante è che dal punto di vista dei risultati questa insegnante non ha trovato grossissime differenze, solo uno. Cioè quelli che avevano sbagliato prima continuano a sbagliare, quelli che avevano fatto bene continuano a fare bene, solo in un caso è quello che aveva risposto in maniera incorretta, con questa, diciamo, indicazione, può essere anche ambigua, ma più operativa, risponde bene. Quindi è interessante anche questo, a volte le riformulazioni non funzionano rispetto all'obiettivo che ci eravamo posti, però è una riformulazione interessante perché parte da un'analisi a priori, no? Quell'immagina può creare delle difficoltà. Qui c'era, aspettate, che forse c'erano dei protocolli che avevo messo, guardiamo se vengono fuori. Sì, non è che si veda moltissimo, però una cosa che si vedeva che era interessante era il quadrato fatto fuori, che è, insomma, secondo me è più particolare, no? Secondo me non è così. Vabbè, sì, questi sono errori che abbiamo già visto, però la cosa particolare qui era questo fatto qui del quadrato fuori. E l'altra cosa particolare che appunto mi avevano messo sul protocollo è che lì in quella cosa non c'è il disegno, come in tante di quelle della prima volta. Quell'immagina probabilmente sì. Volevo dire che l'ho provata anch'io in una prima media questa. Sempre con immagina o con la... Identico così com'è. Ok. E su 26, 24 l'hanno risolto tranquillamente. Sì. Gli unici, e tutti e 24 l'hanno messo in mente vedendo quel disegno di prima, l'hanno disegnato esterno. Esterno. I due che hanno provato invece a disegnarlo sulla figura sono stati, e quindi allungavano di 4, ma non li tornava, cioè non è che hanno dato la risposta. Sì, qui è interessante perché le parti dicevano sì. Però non torna. Sì, qui diciamo, secondo me ci sono alcuni aspetti interessanti, se si vuole andare nella microanalisi, ci sono alcuni aspetti interessanti. Il primo aspetto è che il quesito così com'è, dato nella cosa invalsi, nella forma invalsi, porta a non disegnarlo esterno, perché non c'è spazio. Quindi avete visto che quello esterno era molto, molto in cima, quindi ti porta a non disegnarlo esterno. L'altra cosa è, se lo faccio su un quadernone, non qui in cui c'ho spazio, lo disegno in esterno, qualcuno disegna esterno, qualcuno disegna interno,
le strategie cambiano completamente, perché se lo disegno esterno io devo andare per forza per differenza, per forza, non c'è verso. Se lo disegno interno invece io posso contare quelli che sono fuori. E quindi, diciamo, confrontando le strategie, uno questo lo vede bene e secondo me è interessante il fatto che io discuta con loro a livello di scuola primaria e di scuola media, che la differenza di aree la vedo bene meglio se una figura è dentro l'altra che se le vedo così, perché se le vedo così vado per formule, per calcolo di aree e poi differenza aritmetica. Se le vedo una dentro l'altra, io so stimare già di per sé, dato che immediatamente, chi è più grande e chi è più piccola, senza fare conti. E poi ho più strategie. Io magari non mi ricordo, qualcuno che aveva scritto appunto, non mi ricordo l'area del quadrato, non c'è bisogno di ricordarsi la forma dell'area del quadrato, perché io conto i quadratini. Lo posso fare ovviamente anche fuori, però fuori poi devo capire che devo fare la differenza fra quei due quadratini. Dentro, in qualche modo, io posso contare direttamente quello che voglio contare, l'estensione di quello che voglio contare. Quindi è un po' diversa. Qui c'erano dei protocolli, ho 8 risposte corrette su 21. E ci sono dei protocolli molto carini, cioè delle spiegazioni molto carine. Qualcuno che parla dell'area normale, no? Dice: se un quadratino è lungo 1 cm, nel quadrato ce ne sono 4, ho fatto 4 per 4 uguale 16 metri, 16 metri quadrati, dopo aver calcolato l'area normale. A 4 cm ci ho aggiunto 2 cm, ho fatto 6 per 6, 36, poi ho elevato 16 a 36 e mi è tornato 20 quadretti. Vedete che qui la cosa interessante di questa argomentazione qui è che in realtà non c'è un aggancio diretto con la figura, appunto è tutto aritmetico. E la cosa interessante è che magari ha fatta la figura, non sto dicendo, però è in questo caso è influente la figura. La cosa interessante su cui poi uno potrebbe tornare è che c'è un continuo cambio di unità di misura, e quella è interessante, perché la sua argomentazione parte da un'assunzione che è rilevante, se volete, no? Da un certo punto di vista. È vero che te la dà il problema, un quadrato un centimetro, però la differenza che tu vuoi calcolare, la differenza poi di quadretti fra quelle cose lì. E allora vedete che metri, quadrati, quadretti, quadratini, insomma, cambia una marea di volte. È carino, molto carino. E poi qui ci sono quelli errati, e vedete, diciamo, ci sono delle cose strane che uno dovrebbe interpretare. Ho calcolato l'area del quadrato, mi tornava 12, resto 1, poi ho calcolato l'area del quadrato, mi tornava 28, resto 1, poi ho trovato la differenza, non è chiaro, no? Sarebbe interessante capire cosa è successo. Qui il secondo, vedete, ho fatto 4 per 4, poi ho fatto 6 per 4, sembra che abbia allungato solo uno dei due. E diciamo, se voi leggete queste argomentazioni, si vede anche la fatica che facciamo noi a interpretare senza il disegno, cioè ci perdiamo più tempo. Beh, comunque sul quadrato sono venute fuori tante cose, e tanti altri hanno sperimentato questa, quella della girandola. E anche quella della girandola, vi ricordate che l'avevamo scelta perché era stata abbastanza disastrosa, nel senso l'avevano sbagliata anche qui 3/4 di quelli di quinta primaria. E qui, diciamo, le strategie più usate di quelli che rispondono bene sono: o calcolare 4 volte l'area dei triangoli, o costruirsi 2 quadrati, o costruirsi un rettangolo, cioè comunque ricomporre le cose. È interessante che c'è chi che parla di pale, cioè chi in realtà rimane legato all'aspetto girandola, no? non riconosce, però continua a usare il lessico legato alla girandola e non legato alla figura geometrica. Non parla di triangoli, ma parla di pale, che è interessante da un certo punto di vista. È interessante perché poi potrebbe dare dei problemi, perché io potrei non... sì, gli ho distrutto la parola. Potrei non associare alla pala la formula, se volete, per il calcolo dell'area della pala, del triangolo. Sì. Io non so se posso, non ho mandato niente, anche perché la domanda è 4. Sì.
Sì, sì, certo che può dire. Però io l'ho provato questo così com'era. E dei miei gli ha risposto bene solo uno all'inizio. Poi gli ho detto che lo potevano ritagliare. E allora hanno risposto bene quasi tutti. Di quelli che hanno risposto male, però in tanti mi hanno detto che l'area era di 8 quadretti. E sì, non hanno sbagliato. Sì. Io, quindi hanno risposto male, in che senso quindi? Perché non hanno dato i metri quadri? Alcuni hanno risposto che la maggior parte ha risposto che era 4. Era 4 metri quadrati, facevano il doppio. Perché uno per uno è tanto che la lasciamo perdere. Sì, no, ma invece è interessante, diciamo, perché qui l'avevamo anche discusso insieme l'altra volta. Un problema è quello dell'unità di misura. Uno può avere problemi aritmetici, uno può avere invece problemi di comporre la figura. Un caso come questo, 8 quadretti, non è? Secondo me no. Io non avrei dato la risposta. È ovvio che poi uno fa la discussione che qui ti chiede i metri quadri. Quindi questi qua. No, risposta c'è scritto metri quadri. Risposta metri quadri. Però no, 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 insomma, è se rispondono 8 quadretti è una risposta significativa, non è una risposta. Poi l'interpretazione di questi 8 quadretti in metri quadri è un altro problema ancora. Okay. Carta centimetrata o a quadretti più piccoli? Mi chiedono, l'hanno disegnato su carta centimetrata o su quadretti più piccoli? Da mezzo centimetro, da quello che è? No, l'ho fatta rifare, cioè l'ho presa direttamente dall'invalsa, avevano quei quadretti lì. Quindi quei quadretti dell'invalsa? Nella geometria hanno quadretti da un centimetro. Ok. Io l'ho fatto fare, mi hanno ricostruito. Che classe? Quinta. Sì, e tanti hanno ricostruito il rettangolo. Visto di tanti quelli che mi hanno mandato, hanno ricostruito il rettangolo. Ed è interessante. Tra l'altro c'è stata pochi giorni fa, forse qualcuno è anche nel. Una discussione su un gruppo Facebook di insegnanti della primaria su un problema che mi era stato chiesto, forse mi era stato chiesto proprio la volta che venne da voi a Cecina, di una classe lì, di una quinta, di una quarta. E l'hanno ridato anche lì, che era quello di calcolare l'area di un triangolo equilatero sapendo, credo, il lato, o il perimetro, sapendo il perimetro. Io non sapevo che si facessero i numeri fissi, e quindi qualcuno ha cominciato a dire i numeri fissi, che secondo me, insomma, qualcuno ha detto noi si fanno numeri fissi, con i numeri fissi trovi l'area sapendo il lato. Però questo qui invece secondo me è carinissimo come tipo di problema, come stima, come conto dei quadretti, nel senso io non la posso dare la misura, il calcolo dell'area, perché non la so calcolare l'area del triangolo equilatero sapendo solo il lato, però mi posso ingegnare per dire sicuramente è meno di, sicuramente è più di. E questo secondo me è carino come tipo, anche perché abitua a non associare la misura per forza al calcolo di all'esecuzione di formule, ma la misura come stima dall'alto e dal basso, insomma. Poi se volete è vagamente, molto lontanamente l'idea di integrale, no? Io mi devo misurare una cosa strana, conto cosa riesco a farci stare dentro, conto cosa riesco a farci stare fuori e cerco di rendere più piccola possibile questa differenza e dico sono sicuro che la misura è fra quello e quello. E allora abituarli sia alla scuola primaria che alla scuola media, fine scuola primaria e tutta la scuola media, a stimare cose in questo modo, per esempio questo esercizio qui invece di chiedere la misura effettiva, che se non c'è questo numero fisso che non è molto significativo non riesci a trovare, puoi fare la stima e vedere come si ingegnano a fare la stima, no? Va bene, vediamo altri esempi. Qui sulle quelle sbagliate c'è un sacco di varietà. C'è un sacco di varietà e diciamo in qualche modo un po' di problemi vengono sicuramente dall'unità di misura e dai quadretti, e poi un po' di problemi vengono nel ricomporre o nello scomporre male questa figura. E sicuramente qualcuno me l'ha mandati, sicuramente, forse ce l'ho qui, e il come si dice? Il fatto di poterlo fare veramente aiuta,
Quindi il fatto di, appunto, qualcuno l'aveva detto, non mi ricordo chi l'ha detto di voi, il fatto di dargli carta e forbici e farli ricomporre aiuta molto. Forse ce l'avevo qui su questo, guardo se è questo qui, i protocolli che mi sono stati mandati su questo. No, questi qui sono protocolli, diciamo, classici. E vedete che qualcuno, è quello che vi dicevo prima, qualcuno ha visto l'area del triangolo, ha calcolato l'area del triangolo e poi l'ha moltiplicato per 4, qualcuno ha visto il quadratone grosso, il quadratone questo qui, non so come si usa questo, comunque il quadrato intorno che delimita, se volete, la girandola, e ha visto che c'è lo spazio bianco e lo spazio grigio è lo stesso, quindi ha calcolato l'area del 4 diviso 2, e qualcuno invece ha ricostruito il rettangolo. Quindi sono tre modi diversi di arrivare alla stessa risposta. Il modo, diciamo, gli ultimi due modi mettono in gioco moltissimo la visualizzazione, molto di più del primo, che è un calcolo diretto di aree di triangoli. In quegli altri modi tu stai vedendo altre figure, o il rettangolo che riesci a costruire mettendo insieme tutti i pezzi grigi, o il quadrato e vedi che i pezzi grigi sono la metà di quelli bianchi. Quindi sono due modi diversi di visualizzare la stessa figura. E poi qui c'erano, appunto, ma avevano mandato, vedete, alcune cose errate o corrette, e nell'errato ce ne sono, questo tanti me l'hanno mandato, tanti che confondono area e perimetro. Questo non mi è chiaro, siccome lo troviamo spesso nei problemi in cui viene chiesto di calcolare l'area al perimetro, soprattutto quando viene chiesto l'area che calcola il perimetro. A me non è chiaro, questo lo sapete sicuramente meglio voi, se è una questione di lessico o cioè di confusione. Io leggo area e vedo perimetro, non lo so, insomma, veramente questo non mi è chiaro, però è abbastanza tipico che ci siano, che quando si chiede di calcolare l'area ci siano tanti che calcolano il perimetro, e anche qui a tanti protocolli che mi sono stati mandati ci sono tanti che calcolano il perimetro, tentano di calcolare il perimetro, che non è per niente banale. Tra l'altro qualcuno tenta di calcolare il perimetro delle figure ricomposte, che è diverso, e anche questo è interessante. Questo qui sarebbe un errore poi su cui lavorare molto, perché, appunto, se voi volete calcolare il perimetro di questa figura qui, non ci riuscite senza il teorema di Pitagora, quindi alla scuola primaria sicuramente non ci riescono. E cosa fanno? Ricompongono il rettangolo e calcolano il perimetro del rettangolo. E quella è interessante, però, perché poi uno lì lavora sul fatto, a prescindere dal fatto che abbia calcolato il perimetro dell'area, sul fatto che il perimetro non si conserva rimettendo insieme le figure. Cambia. E questo, diciamo, tra l'altro, secondo me, parlandoci, è molto intuitivo, perché qui voi contate tutte le linee, quando li mettete insieme alcune linee spariscono, non sono più contate, quindi non c'è nemmeno bisogno di grosse cose teoriche, è proprio visivo. Io prima contavo questo e questo, poi le attacco insieme e non le conto più, conto solo la parte esterna, quindi sicuramente mi viene meno di quello che sarebbe il perimetro. E poi uno lo prova a fare con lo spago e se ne rende conto anche meglio, che lì ci viene meno spago. Poi qui c'era, appunto, una cosa particolare, e questa forse chi l'ha fatto me la può spiegare, perché è più che hanno lavorato sugli angoli, e questo non so se è stata una cosa perché avevate fatto un lavoro specifico sugli angoli oppure no, perché questo era veramente particolare, il fatto degli angoli, di mettere insieme, diciamo, i pezzi a seconda anche degli angoli. Beh, comunque, diciamo, i pezzi che vengono fuori sono quelli classici, questo, e poi in realtà quello che viene fuori è uno classico ma in posizione non classica, che è questo, questo qui. Però, appunto, tra l'altro questo qui, no, questo lo devo dire ora, non lo so, non ho capito se è stata una consegna di lavorare sugli angoli, se avevate lavorato sugli angoli, questo, appunto, non l'ho capito, quindi se c'è chi lo sa lo può spiegare a tutti. La cosa interessante è, dal punto di vista generale, non di questo specifico problema, è che se vedete, sia per questo, che sia per questa cosa degli angoli, sia per
tutto il resto, qui c'è un'indicazione di come lavoravano, di come hanno lavorato per un altro problema, non per questo, per un altro problema, e di quali erano le consegne. Allora, questo ne parleremo poi dopo, è fondamentale per la documentazione, no? Se ne parlava ieri con Paola e Lucia, il fatto di mettere alcune informazioni minimali di contesto è fondamentale per condividere con gli altri, perché in alcuni casi noi abbiamo fatto tanta fatica a capire, hanno lavorato in gruppo, non hanno lavorato in gruppo, hanno lavorato con alcune consegne, come erano formati i gruppi, che classe era, in alcuni casi appunto ci domandavamo se era una quinta, una prima media, eccetera eccetera, quindi alcune informazioni minimali secondo noi sono molto importanti per la documentazione. Questo lo dico ad esempio per l'ultimo incontro, no? Per aiutare a capire subito, a entrare nel contesto alcune informazioni, e le vedremo quali secondo noi sono necessarie. Questo al netto del fatto che tutto questo lavoro qui, appunto avete mandato un sacco di cose interessanti, ora continuo a farvele vedere, però è, diciamo, per me ricercatore è molto interessante, molto importante, ma è un lavoro che deve servire anche a voi, quindi c'era qualcuno che diciamo, mi scrive dicendo spero che sia utile per la ricerca, e io vorrei rispondere spero che sia utile anche per voi, cioè, non è una cosa che insomma in qualche modo dovrebbe restituirvi alcuni elementi importanti per interpretare i lavori dei bambini, dei ragazzi. E effettivamente, diciamo, leggendo le giustificazioni, come vi dicevo, vengono fuori cose molto interessanti che dalla semplice risposta non verrebbero fuori. Quindi questa cosa da documentazione è solo minimale, non di fare una cosa da documentazione da articolo di ricerca o per me, ma per individuare il contesto e per anche condividerlo con gli altri, perché appunto un aspetto che poi ritornerà, che è fondamentale, ad esempio se sono fatti lavori in gruppo, come sono stati organizzati questi gruppi, 2, 3, 4, 5, omogenei, eterogenei, casuali, e questo è significativo, a volte cambia completamente il modo di rispondere dei bambini, e anche dopo lo vedremo, insomma, il ruolo di farlo in questa maniera. E qui va bene, come vedete un'altra, vedete che la cosa interessante è che siete da tutta la Toscana, da plessi diversi, da classi diverse, ma ritornano alcune regolarità. Vedete che nelle risposte errate qui c'è l'errato uso dell'unità di misura, l'avevamo previsto, la diagonale del quadretto contata uguale a 1, va bene, confondere l'unità di misura lineare e l'unità di misura di quadrati, le superfici, non guardano l'unità di misura, quindi quelle sono 2, non sono 1, calcolano il perimetro. Vedete, ritornano le stesse cose in classi diverse, con insegnanti diverse, quindi evidentemente sono dei nodi concettuali abbastanza significativi. Vabbè, qui il fatto che tanti hanno fatto bene considerando la metà del quadrato, qui vado veloce perché appunto era per dire, mi sono arrivate veramente tante. Vedete come, per esempio, qui risposte corrette 5 su 20 e lì ci sono le spiegazioni degli alunni. Allora, le spiegazioni degli alunni sono molto interessanti perché su queste tre che ho messo, che mi sono state mandate, descrivono due modi di procedere completamente diversi. Il primo e il terzo vi raccontano un movimento, ho fatto delle cose. Il secondo no, vi racconta una procedura aritmetica, ed ecco, sono procedimenti completamente diversi. Loro se ne rendono conto poi quando li commentano. Tipicamente, tra l'altro, a prescindere dal, io per esempio sono zero visualizzatore e quindi vado quasi sempre nei problemi, diciamo, che affronto, cerco sempre di andare dal punto di vista aritmetico, algebrico, perché ho veramente grossa fatica a visualizzare, però nonostante questo, che potrebbe essere uno stile cognitivo mio,
Se io non ho fatto un problema e leggo le argomentazioni, è molto più facile di solito seguire un'argomentazione che ti spiega che sta facendo qualche cosa, perché quella viene 2 metri quadri. Se io condivido le stesse conoscenze la capisco, se no non la capisco. Quella di invece di fare, se io mi metto a farlo, capisco cosa ha fatto, poi magari faccio dei conti diversi, però in quell'argomentazione lì la seguo molto di più. Ho unito 2 triangoli, 1 metro quadrato, eccetera, eccetera. Ho messo insieme 2 triangoli, poi uno potrebbe dire, ma come li hai messi insieme? Quindi chiedere cose su poi come è stato sviluppato. Però notate che c'è uno stile completamente diverso. Qualcuno che ti dice che ha mosso della roba, e tra l'altro anche qui sarebbe carino capire se ha fatto dei disegni o se l'ha uniti con la testa, dentro di sé, insomma. Perché immagino che molti di questi che hanno scritto poi non abbiano disegnato cose al lato in cui fanno vedere questa cosa qui, magari se le sono immaginato, come quando ho considerato il quadrato grosso, non lo so, qualcuno magari lo disegna e qualcuno invece lo considera diciamo come immagine mentale senza disegnarlo. Vabbè, e le risposte errate, diciamo, ci sono varie risposte errate. Una cosa interessante che torna spesso, questo è abbastanza risaputo e vi fa, come si può dire, vi fa, cioè aumenta ancora di più l'importanza dell'argomentazione. Molto spesso le argomentazioni povere sono più tipiche di chi sbaglia, e quindi diciamo anche questo è un fatto significativo, no? Di come lavorare sull'argomentazione aiuti anche quello. Qui, vabbè, uno solo su questo, che era abbastanza un problema abbastanza assurdo, dei 3, 4 e 6, quello del minimo con un multiplo, perché è venuta fuori una cosa molto carina, che mi ha scritto una di voi, uno di voi, non mi ricordo perché non associo i nomi a quello che ho messo qui dentro, il fatto che molti rispondono 13. E rispondono 13, alcuni perché con due modi diversi, alcuni perché sommano 3 più 4 più 6, altri perché dice appunto se la risposta, cioè diciamo se la risposta è dopo 12 giorni, te ci devi sommare anche il primo, quindi è 13. Quindi la risposta 13 viene da due modi completamente diversi, uno secondo me abbastanza preoccupante, che è quello di sommare i dati, e uno invece che è molto significativo, perché cerco di interpretare quel, diciamo, giorno di iniziale, che è la tipica difficoltà che abbiamo quando si deve contare o sul calendario, ma anche sui file Excel, no? Se io faccio il file Excel con le mie classi e la terza B comincia dalla 17 e arriva fino alla 28, devo fare 28-17 o 28-16? Io tutte le volte li conto, perché non ricordo, li conto. Però è una classe, lo devo contare quello o no? Da dove devo partire? Ed è quella difficoltà lì. E poi è venuto fuori, non c'entra con questo corso qui, ma mi è stato detto l'altro giorno su un problema di probabilità, e secondo me c'entra con questa difficoltà qui, un problema di difficoltà, qui vi facevo vedere che molti sommano anche 6 più 4 più 3, quindi rispondono 13 per un altro motivo, ma il problema di probabilità fatta alle medie, in cui si diceva c'è un mancino ogni 10, nella scuola c'è un mancino ogni 10, qual è la probabilità che un bambino preso a caso sia mancino, no? Quello che vorrei è che rispondessero 1 su 10. In realtà alcuni bambini, questo me l'ha detto appunto un insegnante di scuola media, me lo raccontava, rispondono 1 su 11. Per questo motivo qui, lo stesso motivo, perché quell'uno non fa parte di quei 10. E allora la cosa carina è che lì per lì ti rimane, come non fa parte, è quell'ogni, l'interpretazione di quell'ogni, che è diverso da 1 su 10, che richiama più già la frazione di per sé. Un bambino che dice, è come quando si va in gita e ci dicono che ci deve essere una maestra ogni 10 bambini, tipo ogni 15 bambini, vuol dire che siamo 16. Non che siamo 15, 1 ogni 15, e quindi è interessante questo aspetto qui, no? Io dico 1 su 11, no, chissà cosa ha fatto, invece tira fuori un problema significativo, no? Fa parte di quei 10 o è uno fuori da quei 10? Vabbè.
Ultimo problema, quello del percorso. Quello del percorso è secondo me interessantissimo, perché anche su invalsi, questa è di terza media, no? Livello 8, anche su invalsi il richiamo è un obiettivo di apprendimento della quinta primaria. Quindi è un esercizio dato in esame, in prova di Stato, però che richiama un obiettivo di quinta primaria. Quindi appunto l'abbiamo sperimentato a vari livelli scolari. E vedete che comunque risulta molto difficile. Uno dice, cavolo, in terza media gli do una cosa che dovrebbero sapere già in quinta primaria e rispondono uno su tre, 36%. Vabbè, questo l'avevamo visto in vari modi, è difficile questo problema per molti. Qui, vediamo cosa mi apre. E qui appunto erano state date, queste sono alcune riformulazioni, sono interessanti le formulazioni. La prima è, qui dice rivisto diversi punti, cancellato il tracciato e anche evidenziata la scala, quindi dal punto di vista anche grafico è stato modificato, quindi è stato approvato in 3/3, una è quella credo originale e una che ha cambiato solo nel tracciato, qual è quello del tracciato? Sì, che l'ha fatto continuo, questa è quella del terza B che l'ha fatto continuo e questo è quello. E vedete che però le differenze non sono significative, particolarmente significative, e ci sono vari diciamo protocolli carini, in cui spiegano cosa hanno fatto. Ho ragionato che se Enrico va a prendere il suo amico ad abate deve fare prima la discesa e poi risalire. Vedete che interpreta questa cosa qui come se fosse in verticale, in orizzontale, insomma in verticale, messa giù, quindi io vado giù e poi risalgo su. Quindi interpretazione anche del, diciamo, della immagine tridimensionale e bidimensionale, no? Quindi la verticalità, insomma vengono fuori veramente tante cose carine. Qui c'erano cioè era molto ben documentato questo diverse cose. E tra l'altro una cosa che appunto, no, se ne parlava anche con te Marta, una cosa interessante di questo esercizio che risulta piuttosto difficile, ma sono convinti che sia facile. No, vedete anche questa che segna la giudice, sì il quesito era facile, ma se era spiegato meglio forse avrei capito di più. Però risponde male nonostante questo. E su questo ritorneremo, magari non questa volta ma la prossima, una cosa che avevamo parlato con Lucia e Paola sull'aspetto valutativo, l'importanza di provare a sviluppare fin dalla scuola primaria e alla scuola media degli strumenti per l'autovalutazione. E l'autovalutazione non nel senso di darsi un voto, ma di valutare sia a priori che a posteriori la difficoltà di un compito. No? Perché è una competenza veramente significativa rispetto a tutto questo. Vabbè, qui vedete negli errori che per esempio ci sono in questo protocollo, ve li leggo, in questa classe vengono fuori le cose tipiche, non considerano il ritorno da abate a appello, utilizzano i trattini come unità di misura e c'è un commento, dice prof, ma così non va bene, dovevano fare una linea continua, perché ci hanno fregato. Qui ho finito questa carrellata. Questi sono tutti problemi difficili che appunto secondo me, diciamo, se non ci fosse invalsi raramente proporremmo dei problemi di questo tipo, invece è importante proporli. Allora, se va il microfono vi faccio sentire un pezzettino di un video che è tratto da un documentario che è stato fatto per l'università. No, non è questo, questo è il Pentamini che non c'entra niente, ve lo far vedere dopo, vediamo se trovo, vabbè, faccio così che lo trovo sicuramente prima. No, vabbè, ci torno dopo, vi faccio vedere questo video dopo. E questo video che vi farò vedere appunto è tratto da un documentario sull'università in cui sono stati fatto da, non so se lo conoscete perché ora è un regista abbastanza affermato, pisano, Rowan Johnson, ha fatto questo documentario, ha intervistato un po' di gente, docenti e studenti universitari e poi ha fatto
un piccolo collage di queste interviste che insomma si trova in rete, che è molto carino, che si intitola L'uva migliore, e allora vi faccio sentire poi un pezzettino di questo video. Ok, chiusa velocissimamente, insomma velocissimamente, ci abbiamo messo un po', ma è arrivato veramente tanto materiale interessante, e la cosa che vi dicevo prima, qualche spunto per la documentazione per condividere, che sono appunti anche per l'ultimo incontro, diciamo, del 24 maggio, quando vi chiederò di condividere con gli altri. Allora, le cose che secondo me essenziali da dire quando si racconta qualche cosa agli altri insegnanti, fra di noi, vabbè, la descrizione della consegna, questo uno fa vedere il problema, la classe. Poi una cosa che appunto con Lucia e Paola riteniamo cruciale, che tipicamente invece non si trova nelle documentazioni, non solo in quelle che mi avete mandato, ma in generale non si trova, e quindi che la dice lunga un po' anche sulla nostra, no, sulla importanza che gli si dà, è i tempi che gli si danno per il... quanto tempo gli si dà? Quanto vogliono? 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora? Tempi per il problema e anche tempi dedicati alla discussione. Quanto tempo dedicato alla discussione poi tutti insieme? Quindi secondo me l'aspetto dei tempi è veramente molto, molto importante, è anche molto importante da condividere. Poi l'altro aspetto è le modalità di lavoro, che possono essere singolo, a coppie, a piccoli gruppi, quindi come hanno lavorato, singolo, coppie, piccoli gruppi, descrivere i criteri di scelta e le motivazioni per i criteri. Perché ho scelto di farlo singolo, perché ho scelto di farlo a coppie, se ho scelto di farlo a coppie, come ho fatto le coppie e perché le ho fatte così. Le strategie dei ragazzi, e questo l'avete praticamente già messo tutte, quindi la differenziazione tra le varie strategie, e poi eventuali altre considerazioni di varia natura, che può essere la difficoltà che avete avuto voi, le difficoltà che hanno avuto loro, il fatto che poi a posteriori magari avete trovato delle cose, vi sono rivenute in mente delle cose da poterle richiedere, come quella, la prima cosa che abbiamo visto, no? Chiedere a quella ragazza perché pensava che, quella bimba, perché pensava che il quadrato fatto in quella maniera fosse meglio. Ok, quindi questo è, diciamo, lo schema breve per la documentazione che secondo noi racchiude. Poi ovviamente tutto quello che uno vuol dire in più va benissimo, però queste cose secondo noi ci devono essere, perché danno il... mi sono dimenticato qualcosa, Paola? No, se non fosse questo. E poi le modalità di lavoro. Modalità di lavoro, questo appunto è in generale per quello che vorremmo che uscisse un po' anche da questi incontri, insomma da questo triennio, se volete. Lavorare su problemi difficili, e a qui viene sia il video che una maglietta bellina che ho trovato in rete, me la comprerò, che è questa. Ci sono le cose facili e quelle belle, e secondo me vanno fatte le cose belle, non le cose facili. E qui vi faccio vedere il video, non so se si sente l'audio, però si prova. Tanto è proprio 50 secondi di una... faccio con tutte e due. Se non si sente poi... Una delle prime cose, forse anche la più importante, che ti insegnano quando si parla di viticoltura, ad esempio, è che l'uva migliore arriva da piante che soffrono. La pianta deve essere, cioè, la pianta tira fuori il meglio di sé nel momento in cui viene messa in difficoltà. Si è sentito? È da, diciamo, da e là a tutto poi la cosa, ed è carino secondo me, la pianta dà il meglio di sé nel momento in cui viene messa in difficoltà, e poi da lì il nome del documentario, lo trovate in rete, tra l'altro è molto carino, l'uva migliore è molto carino, durerà 35 minuti mi sembra, e ci sono tutte queste interviste a varie persone che giovani o meno giovani, che stanno facendo l'università e fuori sede.
Quindi lavorare sui problemi difficili e poi lavorare sui problemi difficili in qualche modo secondo, diciamo, la tassonomia che fa Polya. Polya non so se hanno già parlato, credo di sì, almeno 2 anni fa sicuramente. È un matematico che ha studiato il problem solving, tra l'altro è uscita ora la riedizione di come si risolvono i problemi, di 40 anni fa, ma ora è uscita in italiano, pubblicata da Carocci, come si risolvono i problemi di Polya, ed è molto bello secondo me. E diciamo, lui fa una tassonomia delle fasi di risoluzione del problema, si comprende il problema, si compila un piano, si sviluppa il piano e si procede alla verifica. E appunto sottolinea come la comprensione del problema è la prima fase del processo risolutivo. E quindi la seconda cosa, spunto che vi voglio dare è dedicare tempo alla comprensione del testo, cioè lavorare sulla comprensione del testo dedicando tempo alla comprensione del testo. E questo, diciamo, è collegato a lavorare su problemi difficili, se volete, perché io posso lavorare sulla comprensione del testo se lavoro su testi significativi. Se le dico Gino c'ha 5 caramelle, Lucia ce n'ha 12, quanto in tutto, non solo non è un problema, ma non è significativo il testo. Qui ci sono già, in questo, per esempio, in quello del percorso, quello dell'autobus che non abbiamo ancora fatto, sono testi discutibili, se volete, ma complessi, e quindi diciamo la comprensione del problema è probabilmente quasi equivalente alla risoluzione del problema in quel caso lì. E questo, vabbè, è per forza di cose, chiedere la spiegazione e valorizzare il modo di spiegare. Valorizzare vuol dire dare valore, per l'appunto. E se ne parlava fuori dicendo non si può fare tutte le volte, e sono anche d'accordo che non si possa fare tutte le volte. Secondo me è meglio farlo poche volte ma farlo bene, e quindi dare il tempo necessario. Cioè, se io lavoro su problemi difficili non posso aver furia, quindi magari ne faccio uno alla settimana, uno al mese, uno quando trovate il tempo, ma dovete dedicarci il tempo necessario, non voler chiudere in fretta perché si perde occasione e poi perché si snatura l'aspetto del problema, della discussione. E poi imbastire quella che viene chiamata discussione matematica. Questo è un costrutto teorico della ricerca didattica della matematica, e uno impara a farla facendola, diciamo, è una di quelle cose che pian pianino si impara. Discussione matematica ha vari oggetti. Qui ho preso un pezzo di un articolo in cui si definisce la discussione matematica. Uno degli oggetti è la discussione di un problema, che è quella che ci interessa in questo momento, e la discussione di un problema è di due tipi. Una è la discussione di risoluzione, quindi i ragazzi, gli studenti che in qualche modo descrivono i processi per la soluzione. Una invece è la discussione di bilancio, che è posteriore al fatto di aver condiviso una soluzione, quali sono state le difficoltà, quali sono le conclusioni a cui possa arrivare, eccetera, eccetera. Quindi sono due tipi di discussione sul problema, che rimandano a quello che vi dicevo prima. Secondo me, quando si fa un lavoro del genere, è molto significativo anche per loro lavorare poi un focus metacognitivo sulle difficoltà che hanno incontrato. Quindi questo, secondo me, diciamo, sono i punti essenziali. Poi uno li può abbellire o diciamo completare con tante altre cose. Questi qui, secondo me, sono i punti essenziali di un buon lavoro sul problem solving, sull'argomentazione e aspetti di questo tipo. A questo punto viene la pausa col caffè, ovviamente, ma prima della pausa col caffè viene la parte di attività. E nella parte di attività vi ho stampato dei protocolli sul problema dei camion, che vengono da Michela, che è qui, e dai suoi bambini, perché insomma sono veramente molto ben argomentati. Allora, l'attività sarebbe questa: vi do questi protocolli, vi dividete in gruppi e in qualche modo cercate di dire di questi protocolli qui cosa vi colpisce e quali elementi valutereste di questi protocolli.
E così andiamo verso la costruzione di griglie di valutazione di problemi con argomentazione, perché una delle cose che mi avevate detto, mi avete scritto, qualcuno mi ha mandato già, avete visto, ve l'ho già fatta vedere, delle griglie di valutazione, ma come si fa a valutare il processo? Ma come si fa a valutare l'argomentazione? Allora, prima proviamo e poi se ne discute tutti insieme. Quindi chiedo a qualcuno di aiutarmi a distribuire tre versioni diverse dello stesso problema. Sì, e lo vedete allora, quella originale c'è scritto originale. Quella N1 è la prima variazione in cui sono stati messi 13 camion e senza distrattori, e quella N2 è l'originale senza distrattori. Allora, le motivazioni vengono fuori di queste varie formulazioni, vengono fuori da alcune analisi a priori, alcuni tentativi. Una delle analisi a priori era che 6,2 fosse appunto comunque un distrattore che in qualche modo attraeva, quindi volevamo vedere la differenza fra avere le risposte e non avere risposte. In questo caso qui eravamo abbastanza convinti che la risposta chiusa fosse un aumento di difficoltà, se volete, cioè un modo per indurre verso una risposta sbagliata. E invece quello del 13 camion aggiunto, che come avete visto in qualche caso ha portato a delle difficoltà, ma in qualche caso ha portato anche ad alcuni aspetti significativi, è venuto fuori da protocolli tipo quello della versione N2, quello dei giri. Perché se voi leggete il testo in Valzi, il testo in Valzi parla di un camion preciso, quello lì in figura, e quindi tanti bambini ti dicevano: ma cosa vuol dire quanti camion? Ce n'è uno che fa su e giù, e quindi contavano i giri. E allora abbiamo aggiunto un dato fittizio sul numero di camion che ha la fabbrica, allora sì, ne posso usare di più. No, perché se dici il camion che vedi in figura può trasportare al massimo 10 automobili, in fabbrica sono pronti 62 automobili, qual è il numero minimo di camion come quello in figura? Uno, c'è quello, fa su e giù. Ma perché 13 camion? A caso, volutamente casuale, superiore a 8, in modo che... E avete visto che il fatto del 13 è interessante, perché in qualche modo il migliore diventa anche una distribuzione diversa. Marta l'ha provato in tante classi negli ultimi tempi e vengono fuori diverse, diciamo, diversi approcci al migliore, no? Perché qui non chiede il migliore, qui chiede qual è il numero minimo di camion. Sì. Questa era in quinta, no? Michela, è andata via Michela. In quinta, sì, queste erano in quinta. E la cosa, diciamo, che posso dire è, rispetto a questo tipo di problema, ci sono varie difficoltà, cioè vari aspetti interessanti, e poi rispondono abbastanza bene, come vedete, nella versione in Valzi rispondono abbastanza male in realtà, ma qui rispondono abbastanza bene, ma le cose interessanti è che il criterio minimo viene rispetto a cosa? Qui si dà per buono che venga rispetto al fatto che io le riempio al massimo, ma come vedete non sempre i bambini hanno quel criterio lì, no? C'era lì in uno di quelli che aveva fatto Marta che veniva che non gli piacevano le due auto in bilico, quindi dice è meglio portarne 8 alla volta, e quindi fanno il minimo rispetto a questo criterio qui, ed è significativo come risposta, no? E poi una complessità grossa, non so se è voluto o no, secondo me no, perché ci stanno abbastanza attenti su non sovrapporre le complessità, ma invece fatto in classe è interessante anche da discutere, è che nello stesso problema si parla di massimo e di minimo. Cioè, camion può trasportare al massimo 10 auto, quanti camion al minimo mi servono? Ed è molto complesso gestire queste due, un problema di massimo e un problema di minimo nello stesso tempo. E vabbè, volevo sapere, sì. In qualche testo non c'è scritto minimo. Quelli che abbiamo rifatto appositamente. Appositamente. Sì, sì. Nella domanda c'era il fatto quanti lo useresti, quanti li sì.
come se ragazzo dovesse da solo fare, cioè avere l'idea che forse doveva calcolare dei minimi. Infatti a proposito di questo, allora sì, se non c'è scritto qual è il minimo e io non so dove devono essere consegnate le auto, potrebbe essere anche ragionevole che se vado verso Milano un camion porta 4, verso Roma un camion porta 8. Sì, sì, sì. Sì, sì. L'unico concessionario. Anche questa è una buona osservazione. Ci sono un sacco di cose, ma quello dove abbiamo levato il minimo, se avete visto, la versione N1 e che c'ha il 13, era volutamente ambigua sia nell'inserimento del 13 sia quali camion useresti per consegnare tutte le auto, perché poi dalle risposte che danno si viene fuori il criterio che usano, qual è per loro la cosa migliore, che non è detto che sia il minimo. E in più c'è questo aspetto qui, per l'appunto, che è una domanda, diciamo, è una cosa su cui appunto si sta lavorando nella tesi di Marta, ma se io mi calo nella situazione, in realtà non posso rispondere a questa domanda, perché appunto, no, ad esempio, non so dove le deve consegnare. Quindi in realtà quello che gli sto dicendo è fregatene della situazione e cerca di capire che operazione devi fare, allora poi è abbastanza naturale che rispondano 6,2. Se invece io la rendessi più complessa e le dicessi alcuni devono andare di là, alcuni devono andare di là, alcuni devono andare di là, probabilmente risponderebbero meglio, non andrebbero superazioni. Sì, ti do subito la parola. Una cosa che mi colpisce qui è... Vabbè, lo dico dopo, io sento... No, perché sono... Diciamo, anche io ho proposto questo problema. Tutte e tre le versioni. Sì. E proprio su questa variante N1 è uscito il discorso di un problema per una soluzione. Un bambino era molto accalorato. L'hanno messo in minoranza e è riuscito poi alla fine a convincere... Diciamo, per questo aspetto qui che non sapevano dove andavano. Li possiamo usare da 7 a 13 in base alle destinazioni, sì. E questo mi metterebbe molto triste di valutare, però questo ok. Questo è interessante, sulla valutazione è interessante e ne parliamo, per l'appunto ne parliamo, è quello quindi è un problema che potete, chi non ha provato può provare, tanto va bene sia alle medie che alla scuola primaria. E un altro aspetto che viene fuori, che noi, insomma, chi è del gruppo nostro sa che ci abbiamo lavorato quest'anno addirittura anche alla scuola dell'infanzia, è il fatto che dà noia, ed è anche comprensibile che forse che dia noia, una soluzione asimmetrica, perché questa è una soluzione asimmetrica, ne riempio 6 e uno ce lo mando con 2, c'è un gruppo che dice è meglio fare un po' di meno per uno, 9 di qua, 9 di qua, 9 di qua. Allora la cosa interessante, se voi ci pensate bene, che dal punto di vista nostro che valutiamo, la soluzione 9 che da 7 ci va bene, quella che invece dice mettiamone 8 per uno, che da 8 non ci va più bene. Perché? Perché quella che riempie? Perché in realtà a noi ci interessa quella cosa dell'aspetto minimo, però diciamo dal punto di vista loro diventa poi difficile giustificarlo, perché quella che dice 9 va bene quella che, solo perché torna il risultato, allora, non perché l'argomentazione del perché non riempirle meno, riempirle di più e torna. Quindi è significativo questo aspetto. Sì, sì, ma è interessante che chi si cala nella situazione, a noi sembra un particolare rilevante, ma chi si cala nella situazione in qualche modo ti descrive una distribuzione che gli pare più significativa, che non è chiesto nel problema. Se voi ci fate caso, poi chiedete solo quanti camion servono, allora gli dà noia questo fatto qui che 6 siano da 10 e 1 sia da 2, e allora ti fanno tutti, cioè si concentrano su come distribuirli meglio, no? Ed è interessante secondo me, perché appunto a noi dice no, il problema mi interessa solo 7, in realtà no, mi interessa 7 e mi interessa come li distribuisco. Altra cosa che non so se vi ha colpito, nel problema originale in Valzi, a parte che la cosa che posso dire di tutti senza fare una valutazione più fine che faremo è che si vede che sono abituati a argomentare, perché chi risponde bene e chi risponde male argomentano molto bene,
E questo sicuramente anche l'abitudine ai problemi dei rally, a queste cose qui aiuta molto. E la cosa che colpisce, secondo me qui incide tantissimo la variabile tempo, è che questi 10, quanti sono 10? I protocolli, mi sembra 10 siano, non c'è nessuno che fa la divisione. Nessuno, non so se l'avete notato. Se non fa la divisione 6,2 non rispondi mai. 6,2 non rispondi mai. Lo fanno tutti o appunto riempendo o facendo la moltiplicazione, che è appunto slegata dal trovo. La moltiplicazione non è una moltiplicazione diretta, perché 62 non mi viene, quindi è una moltiplicazione legata a un'applicazione al problema, non a fare un'operazione fra numeri. E questo secondo me è molto significativo, ed è legata sia, cioè è la mia interpretazione, sia al tempo, sia al fatto che si confrontano fra di loro. Cioè il fatto di lavorare in due, questi qui erano, me lo sono fatto dire, erano in tutte coppie tranne due o tre che erano in tre, quindi insomma erano, no, ma detto c'era uno un pochino più e uno un pochino meno bravo. Altri aspetti che vi hanno colpito, allora qualcuno diceva quello di Giri, avevo sentito che aveva colpito quello di Giri, però no, non tanto è bellino o non è bellino, ma su cosa vi siete concentrati, su quali aspetti? Cioè solo con l'originale è andato ad analizzare prima di tutto le risposte, per cui è partito dalle risposte, ok, quindi una cosa interessante è che, e che abbiamo detto tante volte, è che viene fuori un tipo di approccio per prove ed errori sulle risposte, no, il gruppo. Certo, ma è una strategia sensata, diciamo, no? In questo tipo di... io provo e guardo cosa succede, ok. Ok, allora come il dato 13 in un gruppo sia perturbante e in un gruppo non sia perturbante. Allora, anche qui è interessante, cerco di tirar fuori delle cose generali, a prescindere da questo problema, che viene fuori subito una cosa tipica che facciamo, che è quello di valutare in maniera relativa. Cioè confrontiamo, no? Le cose che ci vengono in mente è quello di confrontare come fanno i gruppi, ed è interessante questo, secondo me è molto opportuno farlo, però mette ancora di più in crisi l'oggettività, no? Della valutazione, cioè in realtà non sto valutando il tuo prodotto come prodotto di per sé, guardo cosa hanno fatto anche gli altri. E quindi per sé, no, è una valutazione relativa, è interessante, e sì, e qui viene fuori come in un caso il 13 prenda e in un altro no. Un'altra cosa che viene comparativa, che a me è colpito molto, c'è un gruppo che scrive, c'è scritto qualcosa del genere, si legge nel testo che nel camion ce ne posso mettere meno di 10, non c'è scritto, c'è scritto al massimo 10, quindi io, e invece un altro gruppo che lo dice, c'è scritto al massimo 10, quindi ne posso prendere meno, invece un altro che dice c'è scritto nel testo che ne posso prendere 10, è interessante anche questa differenza di consapevolezza e di lettura delle informazioni, anche su questo, sì. All'interno della stessa classe ogni gruppo un tipo diverso? A ogni gruppo un tipo diverso, sì. Me lo può dire laggiù, però sì. Sì, a ogni gruppo un tipo diverso. Allora, è l'ora, quindi diciamo per ora finiamo, riprendendo tanto il discorso la prossima volta. L'idea è provate a pensare cosa vi ha colpito di questi aspetti per costruire una griglia. E una domanda che mi è stata fatta, che è molto significativa, è: come si fa a costruire una griglia su tre varianti dello stesso problema? Allora, qui in realtà è una domanda significativa, perché appunto con le tre varianti è difficile andare sulla cosa relativa, confrontare. Come faccio a confrontare cose diverse? D'altra parte, quello che noi vorremmo è costruire una griglia che è generale, non che è legata a questo problema. Quindi la cosa difficile è fatta apposta. La cosa difficile è cosa mi ha colpito delle varie cose
allora, se mi, ha colpi- se mi hanno colpito queste cose, vuol dire che io do importanza a queste cose. Quindi io la griglia la, la formo relativamente a queste cose, ma estrapolate dal singolo problema, perché ovviamente noi vorremmo una griglia di osservazione che mi serve sempre, non che mi serve per osservare prima dei camion, perché se no faccio un lavoro per un problema, poi la volta dopo lo faccio per un altro problema. Quindi l'idea è, dal singolo caso, cercare di estrapolare cose che mi possono interessare in generale. Ovviamente può darsi che, siccome lo passo dal singolo caso al generale, il singolo caso non mi faccia venire in mente cose che poi per altri problemi invece ritengo significative. Questo è un altro discorso, aggiungerò poi dopo alla mia griglia altre cose che non mi sono venute in mente ora vedendo questo, questo caso qui. Dimmi. Poi ho letto il primo e mi ha subito molto condizionato. In generale c'è la capacità di descrivere i vari passaggi di ragionamento che loro hanno fatto, cioè riprendono il testo. Allora, sì, secondo me, diciamo, io ho usato questi, vi ho potuto dare tanti, ne abbiamo tanti protocolli, ho usato questi perché questi sono in quinta e sono una quinta che è abbastanza, io non la conosco di per sé, conosco chi ci insegna, ma insomma, dai protocolli viene fuori che sanno argomentare e quindi è importante per la costruzione della griglia usare questa cosa qui, perché io vedo argomentazioni comunque complete, non sto dicendo corrette o meno, alcune non sono corrette, però complete, quindi vedendo l'argomentazione complete io posso vedere cosa mi interessa e cosa voglio dell'argomentazione completa. Se avessi dato delle argomentazioni incomplete probabilmente sarebbe più difficile tirar fuori le, potrei dire quella è incompleta, però cosa mi manca, cosa vuoi? Per esempio questo aspetto qui di giustificare, di ritornare sul testo, evidentemente è una cosa che a te ha colpito e sarebbe una cosa da mettere della griglia. Magari a qualcuno non ha colpito questa cosa, ha colpito, e poi la prossima volta mettiamo insieme. Quello che vi chiederei è, se vi vengono in mente delle cose prima, mandatemele, così poi partiamo anche già, cioè recuperiamo tempo rispetto al prossimo incontro, partiamo già dalle vostre idee che mi avete mandato. E sull'argomentazione cercate di vedere, appunto, io qui questo lo lascio così, lo scopro la prossima volta, cercate di vedere cosa appunto vi ha colpito e cosa a cosa date valore di quell'argomentazione lì, o anche di argomentazioni che magari tirate fuori da sperimentazioni di problemi che fate voi da qui alla prossima volta. Potete fare anche questi stessi problemi qui.